Capoaria invece è un po' la mente del centro-sud della Banca Popolare di Novara. Possiamo partire anche innanzitutto parlando di questa fusione imminente, poi ci allargheremo su tanti altri aspetti. È una fusione molto importante che ci vede praticamente protagonisti con questa operazione, sarà un'operazione veramente epocale. Saremo da apripista per quanto riguarda il mondo delle banche popolari in questa operazione di fusione e sicuramente non potrà far altro che portare del bene sia all'economia e sia al mondo proprio delle banche popolari in generale. Ecco, Banca Etruria purtroppo ha dato una mazzata a tutti i risparmiatori. Come si fa oggi a far credere che invece voi siete diversi dagli altri? No, diversi con la professionalità, con l'attaccamento al lavoro, la dedizione e l'essere vicini al cliente. Infatti questo è un momento ludico stasera che ci vede protagonisti in questo evento socioculturale e non è il primo evento che facciamo anche qui a Campobasso e ci vedrà anche nel proseguio con altri eventi sempre socioculturali per cercare di essere veramente banca del territorio. Molise, come anche le altre regioni più o meno del centro-sud, è formata da piccoli imprenditori, piccolissimi, quindi il supporto bancario è fondamentale. Assolutamente sì, è fondamentale, cerchiamo soprattutto in questo periodo di essere quanto più vicino ai clienti, non soltanto alle imprese ma anche alle famiglie. Quindi siamo molto, molto presenti sul territorio, ancorché qui in Molise ci sia un'economia comunque limitata. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio sia come consulenza e sia come erogazione del credito, lo diceva prima Massimo, per quanto riguarda il discorso europeo per una ripresa dell'economia anche nazionale, quella che ci vede praticamente in questo momento protagonisti, devo dire, sulla città di Campobasso ma in tutta quanta la provincia. Credo in tutta onestà che stiamo facendo veramente un ottimo lavoro. Sta cambiando anche un po' l'aspetto di tutte le banche popolari, ci sono stati ovviamente molti più controlli, ci saranno dei cambiamenti. Ma sicuramente nel futuro ci saranno dei cambiamenti, ripeto, noi facciamo da apripista per questa operazione di fusione, ci sarà la trasformazione in SPA. E sicuramente il mondo delle popolari a stretto giro cambierà. Per chiudere, l'Europa, ormai il Brexit dell'Inghilterra ha fatto un po' tremare l'intera Europa, la Germania controlla un po' il sistema finanziario europeo, lei che cosa ne pensa? Ma sicuramente la Germania, voglio dire, ha un peso non da poco per quanto riguarda l'economia europea. Ma sicuramente, voglio dire, la Germania non è assolutamente tutto il mondo dell'economia. L'Europa è fatta da tanti paesi e sicuramente insieme con una politica seria e costruttiva io penso che si vedranno praticamente i risultati. È soltanto questione di tempo. Lei che tocca con mano un po' i numeri economici, siamo usciti dalla crisi, che cosa bisogna aspettarci per il futuro? Dalla profonda crisi onestamente non credo che ne siamo usciti, ne stiamo uscendo e si stanno vedendo praticamente risvolti positivi. La strada da fare sicuramente è ancora lunga ed è una bella scommessa, ma io sono molto molto ottimista, ce la faremo. Avete già uno slogan per il futuro tramite questa fusione, facciamola dire a entrambi, secondo il direttore Filippi? Ma uno slogan non c'è, c'è un nome che è un programma, Banco BPM, forse non so se è un'anteprima, ma è già uscito sui giornali, no? Che ci chiameremo Banco BPM. Il banco vince sempre, al casinò, speriamo che vinca anche in questa circostanza. Sicuramente saremo vincenti.